buono, facile e veloce. Amici di Buono, Facile e Veloce, oggi prepareremo delle melanzane a funghetto in bianco al forno, in due versioni, entrambe molto stuzzicanti. Ci serviranno delle melanzane, che io preferisco in questo caso per questa ricetta, lunghe e piuttosto sottili. Poi ci servirà uno spicchio d'aglio, dell'olio extravergine d'oliva, del sale, e poi dell'origano, del basilico, dell'aceto oppure in alternativa del pecorino. E allora iniziamo subito a preparare le nostre melanzane. Dopo aver lavato e asciugato bene le melanzane, andiamo a tagliarle. Come vedete non utilizzo neppure il tagliere, faccio direttamente tutto così perché è una ricetta molto molto semplice e veloce. Le vado a tagliare per il lungo in quattro parti, quindi così e così. E a questo punto le vado ad affettare. Non le taglio a cubetti, ma le taglio in maniera un po' più, faccio un taglio un po' più lungo, anche per, come dire, differenziarle rispetto al taglio che diamo normalmente alle melanzane a funghetto, quelle col pomodoro, quindi per dare un aspetto anche esteticamente diverso. Una volta tagliate le melanzane, che abbiamo steso direttamente sulla leccarda del forno coperta con un foglio di carta forno, andiamo a condirle con dell'olio extravergine d'oliva, poi del sale. Ovviamente cercate di distribuire uniformemente i condimenti e uno spicchio d'aglio tritato, che come vedete vado a tritare direttamente. Sulle melanzane e a distribuire. E adesso le mescolo un po' per insaporirle tutte. Adesso le mettiamo direttamente in forno a 200 gradi. Non preriscaldiamo il forno, ma lo accendiamo direttamente al momento, perché se il forno fosse già troppo caldo andremo a bruciare subito la melanzana senza darle il tempo di cuocersi, invece così si cuoce lentamente. Dopo circa un quarto d'ora diamo una mescolata alle melanzane. E facciamo proseguire la cottura. E dopo circa mezz'ora in forno le melanzane sono pronte, belle croccanti, sfiziose, appetitose, vanno giù come le patatine fritte, ve lo assicuro. Ma per completarle l'ideale è una spruzzata di aceto, a me piacciono così, diventano ancora più appetitose. E poi, se gradite delle erbe aromatiche, ci sta benissimo dell'origano e anche qualche fogliolina di basilico spezzettata così a mano alla fine. Se volete anche un filo d'olio extravergine a crudo. In alternativa, se non gradite l'aceto, a qualcuno potrebbe non piacere, andiamo a preparare la seconda versione, ovvero sempre erbe aromatiche, quindi origano e basilico, ma alla fine andiamo ad aggiungere del pecorino grattugiato. Anche questa versione è assolutamente stuzzicante. Naturalmente potrete farne anche una versione con le melanzane fritte. In quel caso, chiaramente, dopo aver fritto le melanzane in olio di arachidi, le lascerete per un po' su carta assorbente, su carta quindi da fritti, e poi andrete a condirle con olio extravergine d'oliva, aglio, in quel caso a pezzettini grossi da poter eventualmente scartare, sale, origano e basilico, quindi aceto o pecorino secondo i vostri gusti. Quindi in quel caso ovviamente tutti i condimenti andranno alla fine. In ogni caso sarà un contorno buono, facile e veloce. Se questo contorno, se questa ricetta vi è piaciuta, naturalmente aspetto i vostri commenti e i vostri like su YouTube, Facebook e Instagram. E vi ricordo che sul nostro sito buonofacileveloce.it trovate liste ingredienti e procedimento stampabili per averli sempre a portata di mano. Vi do appuntamento alla prossima ricetta.
Per preparare le melanzane a funghetto bianche al forno ho utilizzato delle melanzane lunghe, dell'olio extravergine d'oliva, aglio tritato, sale, aceto, a piacere origano e basilico. In alternativa all'aceto possiamo aggiungere del pecorino. Per la versione fritta utilizzeremo dell'olio di arachidi.